Passato più di un anno dall'inizio del Covid. Cronache, urti, sentimenti, crisi, rinascite, resilienze, nuove crisi. Basta che finisce, andrà tutto bene e via di questo passo. Ognuno ha la sua ovvia storia all'interno di questo sfondo. Ma è il caso di cercare di astrarre un po' la riflessione e per farlo facciamo quello che l'uomo ha cercato di fare in effetti fin da quando è diventato sapiens, cioè gli elementi che vengono da fuori, diciamo, i sentimenti, le passioni, i sensi, insomma, i dati percepiti, prima o poi devono essere filtrati attraverso degli schemi, delle forme, diciamo, di osservazioni che danno la possibilità di guardare in un modo altro, diverso, per arricchire, insomma, lo sguardo su queste cose. E la cosa si può fare, ovviamente, attraverso tanti strumenti. Uno di questi, quello che forse molti hanno usato quando è cominciato questo evento, è il libro La peste di Albert Camus. La strategia narrativa di Camus è questa. Già qualche anno prima, in un'epoca di guerra mondiale, aveva scritto un libro filosofico, Le fatiche di Sisifo, in cui cercava in modo indiretto di riflettere sul cosa fare di fronte all'evento assurdo. Naturalmente l'evento assurdo in quel caso era la guerra, ma possiamo generalmente, genericamente, allargare la metafora pensando che sia assurdo praticamente ogni evento umano. Sembra esagerata l'affermazione, ma in effetti la stessa vita è assurda. Si vive per morire e su questo non ci può essere discussione. Tutta la cultura umana è in effetti il tentativo di trasformare questo assurdo in qualcosa di sensato. Bene, l'evento della guerra micidiale della seconda guerra mondiale, come tanti altri fatti del genere, è ancora in fondo un evento finito che prima o poi si immagina che abbia una conclusione. Invece l'evento del Covid somiglia più a quello della peste, che sì, avrà pure, come dire, sporadicamente una fine, ma per anticipare subito, come dire, la conclusione, è chiaro che la folla fa festa quando tutto finisce, più o meno quello che succede adesso all'inizio dell'estate del 2021, ma il bacillo della peste non muore né scompare mai. Può restare per decenni addormentato, ma immobile nella biancheria. Aspetta pazientemente nelle camere da letto, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti, nelle carte. E forse sarebbe venuto il giorno in cui, per disgrazia, monito agli uomini, avrebbe svegliato i suoi topi, li avrebbe mandati a morire in una città felice. In pratica, la peste è nient'altro che l'imprevisto, quello che Taleb chiama il cigno nero. Insomma, per dirla in modo un po' più, come dire, presuntuosamente scientifico, è l'emergenza, ma non nel senso comune di qualcosa che improvvisamente ci obbliga a fare qualcosa di straordinario per ritornare all'ordine precedente. L'emergenza è esattamente la stessa realtà, non solo umana, ma in generale di quello che noi chiamiamo appunto realtà. Sistemi emergenti sono quelli che semplicemente sono senza cornici, non statici e che quindi per definizione, diciamo, sono imprevedibili, ovvero non conoscibili. Quindi non controllabili. Bene, questa è non solo l'esistenza dell'uomo in senso lato,
o dello specifico uomo, ma appunto della stessa cosa che noi chiamiamo appunto realtà, e con molta presunzione mondo, tenendo presente che mondo ha il significato di qualcosa di preciso, pulito, come dire, ben incorniciato. Insomma, il mondo appunto è imprevedibile, imprevisto, e la peste di Camus parla appunto di questa eventuale, come dire, improbabile minaccia che arriva da un giorno all'altro senza che la gente se l'aspetta, perché la gente non se la vuole aspettare. Ma la peste sta lì, l'imprevisto sta lì, il non controllabile sta lì, ed è quella che appunto in pratica rappresenta la teoria la nuova teoria delle scienze emergenti, dei sistemi emergenti. In pratica tutto è là, è incontrollabile. Questo che vuol dire? Che tutte le affermazioni che si propongono come scientifiche nel senso comune, cioè come risposte precise, in termini di causa-effetto, quindi di individuazione di cause e quindi di colpevoli, sono ciarlatanerie. Servono indubbiamente, servono appunto a tacitare l'ansia, l'angoscia, l'inquietudine immediata, quindi a consentire di sopravvivere alla gente comune che vuole soprattutto, come dire, stare in vacanza, non pensare troppo, come dice Kahneman, vuole vivere in automatico, per default, senza affrontare l'imprevisto, ma vivendo nell'imprevisto, essere appunto deresponsabilizzato. Ma appunto il Covid in quest'anno ci ha insegnato che è esattamente questa la quotidianità, nient'altro che l'aspetto di quello che naturalmente per lo più ci si nasconde con le espressioni come Tina, this is no alternative, non c'è alternativa, questo è il realismo cosiddetto che vuole che tutto sia esattamente quello che c'è e invita naturalmente ad accettare tutto quello che viene dall'alto, dal potere che invece in un modo più o meno limitato cerca di fare in modo che le cose diventino prevedibili, almeno nel breve. Ecco, la peste di Camus ci aiuta a capire che e le narrative che adesso in questo momento, ad esempio, stanno cercando di risistemare tutta la questione in termini di linearità e non di emergenza, indicando un preciso responsabile, per esempio la Cina, è appunto fuffa, è semplicemente cialtroneria allo stato puro. Qual è la caratteristica propria dell'arte, nel momento in cui parla di quello che noi chiamiamo reale, di creare, nel limite possibile, un dubbio, di aprire un'anamorfosi, di farci vedere le cose da prospettive diverse. Nel caso specifico di La Peste, l'accorgimento a cui ricorre Camus è in fondo abbastanza presente già nella tradizione precedente. Lui ricorre a un narratore che di fatto poi si rivela come quello che parla in terza persona, ma che si propone appunto come un cronista che in pratica vuole limitarsi a raccogliere proprio nella impossibilità di dare ordine sensato a quello che avviene, appunto una specie di archivio di dati, di elementi da elencare uno dopo l'altro. E appunto questo cronista, cioè il dottor Rieve, quello che scrive in qualche modo, tocca solamente, dice, dire, appunto affermare, è successo questo, quando sa che in effetti questo è successo, ha coinvolto la vita di un'intera popolazione e ci sono quindi migliaia di testimoni in grado di valutare nel loro cuore la verità di quanto lui dice. Lui, in fondo, non fa che raccontare quello che si trova a fare responsabilmente, anche per scelta, nella sua funzione di medico, che appunto, di fronte a eventi personali, decide di
rispondere, come dire, all'imprevisto, lavorando attivamente in un terreno molto limitato, quello della funzione del dottore. Fa il dottore, non è un dottore. Cioè assume su di sé, per dirla la cosa, no? La maschera, il copione di una delle possibili funzioni sociali, e su quella consapevolmente esercita sia attivamente la sua presenza nella città e sia successivamente, in modo, come dire, quasi cronachistico induttivamente, l'accumulo dei dati che consentono in qualche modo di mettere in fila, diciamo perlomeno così, in appunto induttivo, gli eventi. Lui dice: è successo questo. E poi ognuno di noi lettori è chiamato nel suo cuore a valutare quello che dice. Quindi la valutazione, lui, scrittore, cronachista, realista alla maniera ottocentesca, alla maniera del romanzo sperimentale alla Zola, si pretende, come dire, quasi neutro testimone alla pari di tanti altri, con la diversità che lui scrivendone offre la possibilità agli altri, più o meno implicati, di ragionarci sopra, di rimettere i fatti insieme, di passare insomma dal pensiero veloce del cuore al pensiero lento del proprio cuore, che deve confrontare questi eventi con i propri eventi. E in questo confronto viene fuori una visione già anamorfica. Questa è già appunto l'intento dell'arte, proporre una rappresentazione che sia capace di, come dire, forzare il lettore ad assumere un atteggiamento un po' meno personalizzato. Ma accanto al primo, come dire, protagonista, doppio, che scrive e agisce, meglio, che agisce e quindi scrive, abbiamo anche un altro che scrive, e i suoi scritti sono poi raccolti proprio da Brière, che in qualche modo se ne fa tesoro. Quando parla di Tarrou, abbiamo appunto un riferimento a dei taccuini. Cioè, mentre Brière scrive, come dire, quotidianamente in forma di diario, come la cronaca dei monaci medievali, che sanno che la storia umana, come dire, non esiste, esiste solo quella divina, che l'uomo si limita a mettere insieme degli piccoli dettagli. In pratica lui invece Tarrou fa taccuini, ovvero una scrittura, come dire, rigorosamente non realistica, per intenderci noi italiani, simile a quella che fa Leopardi con lo Zibaldone. In pratica appunti non, anche se scritti, diciamo, con date precise, ma che sono, come dire, guidate da una linea e non immediatamente percepibile. Non c'è una linearità immediata, se non la volontà, affermata da Tarrou, di andare a cercare nella cronaca gli elementi che apparentemente sono insignificanti, cioè proprio quelli che per il dottore sono da scartare nel racconto di quello che è successo. Di primo acchito verrebbe da pensare che Tarrou abbia voluto considerare le cose e gli individui da una certa distanza. Insomma, nello smarrimento generale, aveva deciso di farsi storico di quello che non ha storia. E qui cominciamo ad avvertire anche l'eco di quella che è la teoria della scuola storica francese del primo Novecento, che appunto sposta l'attenzione dalla storia degli eventi, dei grandi, dei fatti, come dire, raccontati dai cronisti, a quelli che sono invece gli eventi della lunga durata, i piccoli elementi del quotidiano. E appunto questa è la vera storia, piuttosto che l'altra, che è piuttosto un elenco di fatti in fondo dettati da punti di vista molto, come dire, di potere. È indubbio che per una cronaca di quel periodo i suoi taccuini, taccuini di Tarrou,
possono fornire una gran quantità di dettagli secondari che pure hanno la loro importanza e la cui stessa stranezza impedirà che si giudichi troppo frettolosamente quel singolare personaggio. Insomma, in pratica,